Buongiorno. Pronti già? Operativi? State facendo il caffè? Io sto andando invece. Stamattina sono un po' in ritardo perché mi sono preparato la valigia, che sono 2 giorni in giro fra Messina, Palermo, per questioni un po' importanti che riguardano il comune, la nostra città. Oggi abbiamo una giornata intensissima. Avremo 2 conferenze stampa. Inizieremo con queste. Una sarà alle 10 al ritrovo Fellini di Piazza Duomo. Ci sarà in collegamento Mogol, perché presenteremo con la casa del musicista, presenterà, io sono ospite, l'evento del 19 di dicembre. 19 di dicembre alle ore 19, è domenica, ci sarà Mogol al Teatro Vittorio Emanuele, in un evento organizzato dalla casa del musicista, che è la tappa conclusiva del tour a Modena. Ci sarà Cateno De Luca con i Peter Pan, ci sarà Mogol che canterà Battisti. Quindi la serata principalmente sarà dedicata a Lucio Battisti con il maestro Mogol. Domenica 19 dicembre. Potete già procedere con Ticket One a prendervi il biglietto. Anzi, vi consiglio di muovervi. La prevendita parte proprio stamattina, dopo la conferenza stampa. Sono circa 900 posti, ritengo. Quindi vi consiglio di prenotare già i vostri biglietti. Poi ci sarà un'altra conferenza stampa, questa nel Salone delle Bandiere, sulla presentazione del calendario delle iniziative natalizie. Una insieme di iniziative che sono la prima tappa della strategia Messina, città della musica, Messina, città degli eventi. 7 milioni di euro destinati al rilancio della nostra città, con gli eventi, con la musica, con lo spettacolo, col teatro, con quelle categorie che sono state maggiormente massacrate dal Covid. In uno scenario urbano, con tutti i supporti e i servizi che devono garantire la buona riuscita degli eventi, la valorizzazione di tutte le nostre risorse artistiche e anche artisti di rilievo nazionale. Sarà presentata anche l'evento di fine anno barra Capodanno. Quindi una conferenza stampa dove daremo conto. Guardate chi è arrivato nel frattempo. Ciao amore, ciao. Oh, ciao amore, che c'è? Che c'è? C'è Clementina, cucciolina. Vieni. Clem, andiamo. Quindi sarà spiegato anche tutta la strategia complessiva e ovviamente fonte di finanziamento e tutto. Io non ho risposto a certe polemiche che sono vomitevoli, di qualche asino volante che contesta. Siamo arrivati ormai a questo a Messina, o meglio, per qualche asino volante, perché che i messinesi stiano apprezzando la nostra azione amministrativa,
io lo colgo girando e sentendo, leggendo, quindi la mia non è presunzione, la mia è una constatazione, quindi che i messinesi stanno apprezzando quello che è stato fatto e che stiamo facendo e che si continuerà a fare anche oltre De Luca, questo lo cogliamo senza mezzi termini. Certo, sentirmi le polemiche stucchevoli di qualche asino volante anche sul Natale, asini che non hanno mai letto quattro carte, non hanno mai letto la relazione, hanno avuto sempre paura di confrontarsi col sottoscritto nei luoghi istituzionali, cioè il Consiglio Comunale, vi dico che francamente è stucchevole e vomitevole. Ma comunque, risponderete voi con la vostra partecipazione e soprattutto con quello che è l'apprezzamento dell'iniziativa. Questo è fondamentale, il resto è noia. Messina era paralizzata da questi asini volanti, Messina era condizionata da queste logiche del non fare niente così nessuno parla, perché questa purtroppo era la città che io ho ereditato e che non è più. A Messina fondamentalmente non si faceva niente per evitare l'incrocio delle critiche, perché non i messinesi, attenzione, semplicemente certi loschi personaggi parassiti che campavano di politica non avevano da questo punto di vista ovviamente l'amore per la città, e qualunque cosa si faceva dovevano criticare. Perché? Perché esistono in quanto criticano, perché tolta la critica, questi soggetti alla fine chi sono? Che arte e che parte hanno nella vita, nella società? Sono per caso dei manager affermati? Sono cosa? Cosa sono questi? Nulla. Se ci fate caso, campano sulle vostre spalle alcuni di questi e portano avanti semplicemente la polemica. Ora, al cospetto di tutto questo, cosa volete che io vi aggiunga altro? Ovviamente la questione diventa conseguenziale a che cosa? A una presa di posizione che non è assolutamente, non solo condivisibile, sostenibile. E allora si va anche qui al dunque. E il dunque qual è? Possiamo noi essere schiavi del timore di fare le cose perché ci sarà sempre l'asino volante che non solo critica, possibilmente anche fa le denunce? Perché noi ne abbiamo subite, denunce ne continueremo a subire, esattamente anche in questi termini, cioè da soggetti che sono incapaci del confronto politico, e l'unica arma poi che trovano è quella della critica fino a se stesso, della denuncia. Noi non abbiamo avuto paura di questi atteggiamenti che rasentano la mafiosità, le pressioni fino a se stesse. Le pressioni fine a se stesse, quando poi li chiamate al confronto scappano. Perché? Perché sono soggetti che ne sono loro a scrivere le cose, cioè gliele scrivono. Sono talmente asini che non riescono a concepire il contenuto delle critiche che fanno. Infatti sono leoni da tastiera. Quando poi tu sei in aula ad affrontare il Consiglio Comunale, ad affrontare le tematiche specifiche, questi signori non ci sono. E quando hanno tentato di esserci sono stati massacrati dai miei assessori, prese a timpulate, a cacci in culo. Quindi veramente gente inetta che l'unica cosa che sa fare è insinuare, la cultura del sospetto. L'insinuazione fino a se stessa, ma che schifo, che schifo. Ma noi andiamo avanti, abbiamo i nostri assessori coriaci, in questo devo ringraziare in prima battuta il vice sindaco Carlotta Previti, che è stata tenace nel individuare le risorse da utilizzare.
E questo ovviamente crea prurito a qualcuno che viveva o era dipendente, qualche asino volante che era dipendente da società che organizzavano eventi, sbigliettamento a Taormina e quant'altro. Ecco perché gli brucia, perché sono interessati a mettere le mani sulla marmellata e noi le mani gliele abbiamo fatte cadere. Ma voi pensate, perché parla solo qualcuno? Perché il tema è quello. La città era lobbizzata con questi anfratti all'interno del Consiglio Comunale. Lobby che abbiamo preso a calci in culo, perché noi ovviamente non abbiamo consentito a questi asini volanti di continuare a tenere sotto scacco la città. Oh. E allora, si vada oltre, se ne occupino gli assessori, quindi Carlotta Previti la voglio ringraziare per la individuazione delle risorse, il nostro mitico assessore Francesco Gallo e l'assessore Caruso, che è assessore alla cultura, pubblica istruzione, turismo, sport e spettacolo, che hanno lavorato assieme per questo cartellone. Voglio ringraziare anche l'assessore Alessandra Calafiore, e insieme alla Messina Social City, per tutta la parte che riguarda le attività nel sociale, e che saranno tantissime. Ci sarà anche il Natale in baracca, qualcosa di straordinario. Poi voglio ringraziare le partecipate della Messina Social City, alla Messina Servizi, che ovviamente sono messe a disposizione. Importante garantire i servizi, anche l'ATM farà i suoi eventi, una strategia integrata che non si è mai vista a Messina, mai vista, e che ovviamente genera il prurito di qualche asino volante. Se l'asino volante è sicuro delle sue cose, piuttosto che fare le critiche, faccia le denunce nelle sedi opportune, piuttosto che continuare a sporcare le nostre iniziative, e lo fa ovviamente perché ha un minimo di spazio. E vabbè, questo, vedete, quando io dico e devono solo giustificare la loro esistenza, per il resto non c'è niente. Faccia le denunce del caso, come già ha fatto. E che siccome le denunce fatte finora su tanti argomenti sono state tutte archiviate, perché ovviamente inconsistenti, infondate, allora sappiate che il motivo è, ci faccio, metto, insinuo così un po' di spazio, ricordo alla gente che esisto, e soprattutto le lobby che rappresento o gli anti De Luca che lo odiano, quantomeno magari mi daranno qualche preferenza. Tutto qui. Noi siamo costruttori del fare, c'erano i costruttori della pace, noi siamo i costruttori del fare, altro che. E quindi è ovvio che tutto questo non ci interessa. La giornata poi si chiuderà con incontri con le partecipate, oggi incontro un po' tutte le partecipate, e poi ci sarà una riunione di giunta. Perché? Perché si sta per delineare in queste prossime ore la relazione di fine mandato. E quindi oggi saranno date le indicazioni per come redigere la relazione di fine mandato. Io voglio lasciare la città con una relazione conclusiva. Tenete conto che non è prevista dalla legge, la faccio proprio perché non consenta a nessuno di sporcare i risultati, gli straordinari risultati raggiunti. Quindi oggi è la giornata delle indicazioni per la relazione di fine mandato, e questo vale per gli assessori, vale per tutte le partecipate, in modo tale che si possa consegnare a tutti i messinesi una relazione conclusiva della sindaco De Luca e della sua squadra. Dopodiché si apriranno le danze per l'oltre De Luca, e qui vedrete che usciranno dall'oltretomba personaggi
che in questi anni sono scomparsi, che abbiamo fatto scomparire, ma che sono stati i fautori dello sfascio di Messina. Personaggi che come escono sentirete l'odore della naftalina. Sì, perché sono talmente appartenenti all'epoca primitiva che ormai, anche per cercare di rendersi presentabili, dormono nella naftalina, ve lo assicuro. Vedrete tutti questi zombie che cominceranno ad uscire, che per ora sono scomparsi, come io rassegnerò le dimissioni, inizieranno a manifestarsi. Per ora stanno facendo sedute spiritiche in vari salotti. Ah, non avete idea. Le riunioni che si stanno facendo per cercare di costruire una, non alternativa, una clava per abbattere quello che finalmente è stata una vera amministrazione degna di questo nome e che dovrà continuare con questa scia, ovviamente. La città sarà lasciata nelle vostre mani. Sarete voi a stabilire se deve continuare il modello di Luca o volete ritornare nella melma, nella selva oscura in cui ho trovato la città. Siete voi, col vostro voto. Io sarò candidato, mi ricandido, attenzione, mi ricandiderò a supporto del nostro candidato sindaco, che uscirà dalla giunta. Abbiamo uomini e donne degne, all'altezza di poter affrontare la sfida e di lavorare meglio di me. Cosa farò io nel frattempo? Se voi lo vorrete, farò da spalla. Magari farò il vice sindaco nella fase transitoria, perché posso fare il vice sindaco senza alcun problema, fino a quando non sarò eletto, se i siciliani lo vorranno, sindaco di Sicilia. Quindi, come vedete, la città non rimane abbandonata. Ci saranno 3 mesi di commissariamento, che è normale, e a fine maggio si rivota, prima settimana di giugno. Tutto qui, quindi oggi sarà dedicata, però avremo modo di parlare, per ora pensiamo ad amministrare. Ovviamente vi risparmio tutta la quotidianità che è indirizzata all'amministrazione attiva, costante. Va bene? Vi adoro. Fino a quando ci sarete voi, non ci sarà asino volante che pur ragliando in continuazione ci potrà mettere timore. Ed è ovvio che risponderemo anche a chi strumentalizza situazioni molto delicate della nostra città. Risponderemo definitivamente, senza problemi. Voi siete la mia forza. Fin quando voi ci sarete, io ci sarò. Ci sarò io e chi per conto mio e per conto vostro, non per conto dei salotti e delle lobby. Ecco perché ci odiano, non ci sopportano, perché noi non apparteniamo a certe schifezze. Noi non abbiamo occupato le poltrone per scrivere nel bigliettino da visita il titolo, perché i nostri titoli ce li siamo conquistati sul campo, nella professione, con i sacrifici, con le guerre, anche con le lotte, con gli scontri, con i processi. Noi siamo siciliani veri, quelli che si sono stancati dei siciliani finti, e vogliamo liberare la Sicilia dai finti siciliani.